un progetto che coinvolge il Dipartimento di Agronomia, Animali, Alimenti, Risorse Naturali e Ambiente, il Dipartimento di Biomedicina Comparata e Alimentazione, il corso di dottorato in Animal and Food Science. Il progetto prevede numerose fasi, ma quella che mi affascina di più sicuramente sono i rilievi sperimentali, dove posso vedere il comportamento degli animali, capire le loro necessità. E la professoressa Angela Trocino, il mio supervisore, mi ha aiutato appunto nella ricerca bibliografica, nella compilazione di protocolli di ricerca. Giulio ha e sta acquisendo moltissime informazioni e conoscenze per quanto riguarda il comportamento animale all'interno del nostro sistema e per quanto riguarda anche la sua gestione. Qual è il modo migliore per gestire questi nuovi sistemi che stanno prendendo piede? Non sempre quando noi andiamo a realizzare un nuovo progetto possiamo ipotizzare quelle che sono le risposte degli animali all'interno del sistema, se quello che stiamo testando va bene oppure se saranno delle modifiche. All'interno dell'ufficio tecnico abbiamo un'area dedicata alla ricerca e allo sviluppo, dove appunto i nuovi progetti, i nuovi sistemi di allevamento vengono realizzati, pensati, testati e migliorati. Il nostro progetto si basa appunto sul coinvolgere l'intera filiera del settore avicolo, andare a migliorare quello che è il benessere animale in allevamento, fornire una maggior qualità al consumatore, ma soprattutto mantenere anche una certa redditività dell'azienda che alleva questi animali. Inoltre, negli ultimi anni si parla abbastanza di smart farming, la gestione intelligente dell'allevamento, e che qui noi stiamo testando in questo progetto. Abbiamo colto l'occasione di questo bando dottorato per aumentare anche il nostro know-how. Bisogna essere innovativi e anche creativi talvolta, perché bisogna proporre dei prodotti che non siano uguali a quelli che offre la concorrenza. Uno pensa che la risorsa che esce dall'università in ogni caso ha una preparazione, sì, però dopo deve essere formato in azienda, e quindi la differenza tra ho fatto solo l'università, ho fatto l'università più il dottorato non diventa importante nel momento della ricerca. Io penso che negli ultimi anni abbiamo visto però qualche progresso su questo problema, diciamo, perché con l'università è più semplice parlare, è più semplice lavorare con l'azienda, e quindi io penso che in un futuro questo gap rispetto all'Europa migliorerà. Il fatto che la mia famiglia abbia un allevamento mi ha sempre condizionato in senso positivo, non ho mai avuto dubbi su quale fosse il mio percorso di studi. Ecco, c'è questa idea che la gallina vaiola sia un animale poco intelligente. Io mi trovo in disaccordo con questa idea, in quanto, avendo studiato questo animale negli ultimi mesi, al contrario mi sono accorto che è un animale che di intelligenza ne ha parecchia, e basti vedere il suo modo di adattarsi alle strutture in cui andiamo ad allevarla, è pressoché istantaneo. Se dovessi descrivere il mio progetto in tre aggettivi, direi impegnativo, stimolante e appassionante.